Canon è la prima grande opera dello studio Key. Il titolo deriva dalla parola canone, per l'esattezza il canone musicale di Pachelbel, citato dalla serie stessa. Questo canone ripete sempre la stessa melodia, ma lo fa in un crescendo. Questa è la metafora musicale che spiega la filosofia di Canon. Canon parla essenzialmente del rapporto tra memoria, il trauma e il perdono. Il protagonista è Yuichi, che va a vivere in vacanza dalla zia e dalla cugina. Qui fa amicizia con alcune ragazze, e ognuna di loro ha evidentemente qualcosa che non manca. Ayu, che ha il famoso motto Ugu, sta cercando un oggetto che ha perso, però non riesce a ricordarlo, lo ha dimenticato, quella sensazione terribilmente nostalgica di non ricordare la cosa che hai dimenticato, ma sentire che era importante e ci sarà utile alla fine. Poi c'è Mai, che viene incolpata dei danni vandalici della sua scuola, e poi c'è Makoto, una ragazza che per qualche motivo sembra detestare Yuichi a vista, ed infine una ragazza di nome Shiori. Yuichi infatti inizia a ricordare di quando era venuto in questo villaggio da piccolo e inizia a risvegliare tutta una serie di memorie, dei luoghi, dei lunghi pomeriggi d'infanzia durante l'inverno, trova un cerchietto rosso e questo inizia a risvegliare tutte le sue memorie. Yuichi scopre che aveva conosciuto in realtà le varie ragazze a suo tempo. Mai dire mai, ad esempio, veniva incolpata del vandalismo, ma non è lei a farlo, sono dei demoni. E lei non dice a nessuno questa cosa per non venire presa per pazza, ma questi demoni esistono realmente e lei li combatte ogni giorno. Yuichi si ricorda che aveva conosciuto Mai da piccola e che aveva fatto amicizia con lei, ed era il suo unico amico visto che lei aveva questi poteri paranormali. Quando Yuichi dovette ripartire, Mai, per cercare di convincerlo a restare, si inventò che c'erano dei demoni nel luogo dove giocavano. Yuichi ovviamente partì con comunque, erano i genitori che lo obbligavano, e la dimenticò. Lei si convinse che lui se n'era andato per via dei suoi poteri, tradita per l'ennesima volta, e dimenticò anche che quei demoni erano falsi, erano una sua creazione. Quei poteri paranormali non venivano da dei demoni, venivano da lei stessa. Su quel campo, che lei giurò di proteggere, venne costruita la scuola, una scuola che lei odia per aver profanato il luogo della sua infanzia, dove si manifestano questi demoni ostili, la cui attività si intensifica con il ritorno della causa del trauma, ossia Yuichi. E questo è molto interessante, perché ci permette di analizzare la psicologia di un Esper, come sarebbe la psicologia di un umano capace di poteri magici. Esattamente come negli umani normali, ci sono azioni inconsce, come il lapsus, il sonnambulismo e i tic, anche gli Esper avrebbero le loro repressioni e le loro sublimazioni. In questo caso Mai ha finito per credere alla favola dei demoni, per poter alienare la sua rabbia e la sua solitudine e poterle affrontare in maniera meno dolorosa, ossia fingendo che ci sia un nemico estraneo e non il suo trauma. Yuichi la aiuta a realizzare che il potere è suo e che lei non ha nulla da temere, e i due si riconciliano quando lei si colpisce da sola. Come ho detto, il trauma è dentro di lei ed è la speranza, letteralmente la speranza, a guarire paranormalmente la ferita della battaglia. Nel villaggio ci sono due ragazze che sono Shiori e Kaori. Hanno entrambe un cognome molto raro, quindi Yuichi presume che siano sorelle, ma Kaori lo nega continuamente. Scopriamo che sono effettivamente sorelle e il motivo di tale negazione è che Shiori è una malata terminale che non arriverà a sopravvivere il suo prossimo compleanno. Il rapporto tra Shiori e Kaori è stato rovinato da questo orribile evento. Shiori sta per morire e, oltre al trauma di qualcosa di così grave, lei vuole vivere normalmente gli ultimi giorni e non vuole essere compatita da tutti. Dall'altro lato, Kaori sta affrontando il lutto con la negazione. Dice a tutti quanti di non essere sorella di quella ragazza e di non volerle parlare. In questo modo lei si illude che se non le parlerà, allora non soffrirà, lei vuole staccarsi emotivamente. Può sembrare assurdo, ma alcune persone affrontano davvero così il trauma. E in questo arco narrativo si parla espressamente di autolesionismo. Sì, sono tutti così gli anime della Key, abituatevi. Alla fine sarà Yuichi a permettere la riconciliazione tra le sorelle, e correttamente la morale nell'anime è che non importa il fatto che qualcosa è destinato a finire, perché tutto è destinato a finire. Un film finirà, ma non per questo non vale la pena vederlo. Ciò che conta è il qui e ora, vivere ciò che vale la pena di essere vissuto, perché ci teniamo, perché è importante. Ma ora veniamo a quello che secondo me è l'arco narrativo più triste, quello che mi ha spezzato proprio interiormente. Questa Makoto era stranamente ostile verso Yuichi e verso un gattino che quasi ha ucciso per errore e con cui poi si è riconciliata, con il gattino dico. Makoto non sembra avere un posto dove andare e così Yuichi la accoglie in casa. E Makoto a questo punto cambia atteggiamento, diventa estremamente affettuosa con Yuichi, aspettandolo, seguendolo in giro, neanche ci fosse un imprinting. Makoto si ammala. E la malattia sembra in qualche modo coinvolgere la sfera psichica. Inizia a dimenticare le parole, i concetti e il suo linguaggio si semplifica. Alla fine smette persino di usare il pollice opponibile.
La verità è estremamente amara. Quando Yuichi venne in vacanza, aveva trovato una piccola volpe ferita su una collina. Ricordatela sta collina per i prossimi episodi di questa serie degli anime della Ki, perché ci tornerà spesso. Yuichi si prese cura di questa volpina, che si affezionò estremamente a lui. Quando Yuichi dovette ripartire, l'ha liberata, ma questa volpe non voleva andarsene, perché si era innamorata del ragazzo umano e ha sofferto terribilmente quell'abbandono. La volpe ha espresso così un desiderio, diventare umana, e in cambio avrebbe dovuto donare due cose: la memoria e poi la vita. Memoria e vita sono intimamente connesse, come sappiamo, perché la memoria è il ricordo della vita stessa. Divenne quindi Makoto, che è il nome di una ragazza che Yuichi stesso stimava. Ma per questo Makoto non ha alcun posto dove stare e non sembra integrarsi bene con gli umani. Per questo ce l'ha con Yuichi, credendo che lui l'abbia abbandonata. Per questo però rapidamente lo perdona, come fin troppi animali, domestici e non, perdonano gli umani anche per le peggio cose. E per questo ora regredisce sempre di più nel comportamento e nelle capacità ad uno stadio animale. Come una sorta di Cenerentola e di una principessa Errospo al contrario. Una specie di sirenetta kitsune, ed è un elemento tipico del folklore giapponese la kitsune, uno spirito volo che diventa umano per unirsi ad umano prescelto. E lei ha ceduto la sua vita per stare per poco tempo con l'umano che ama, senza alcuna garanzia di essere ricambiata. Questa, signori, è la forma di amore più pura che ci sia. E ormai prossima ad andarsene, Makoto chiede a Yuichi di sposarla prima di morire. Così loro staranno insieme per l'eternità. E Yuichi starà accanto a Makoto fino alla fine, giocherà con i campanellini che la rendevano felice sin da quando lei era una piccola volpe, e effettivamente la sposa prima della sua morte. E le sue ultime parole saranno il suo nome e il nome del ragazzo. Questo pezzo, signori, mi ha sempre spezzato in due. Quindi hashtag giustizia per Makoto, only sad reactions per Makoto. E sapete la cosa più tragica? A Makoto gli è andata pure bene, perché da umana ha vissuto 7 anni. Una volpe in media arriva in massimo a 4 anni in natura. Ma ora parliamo di Ayu, la ragazza con cui Yuichi sta legando di più e che ricorda di aver conosciuto da piccolo. Al cinema i due si baciano e la cugina Nayuki si ingelosisce. Ebbene sì, in quest'anime è canonico che la cugina abbia dei sentimenti incestuosi per il protagonista Alabama Style. Sì, lo so che in Giappone sono fissati con sta cosa, però I'm sorry, you can't be in a relationship with your cousin. Video contro l'incesto, by Morte Bianca, in arrivo. Yuichi segue Ayu, che non è mai stata nella scuola dove studiano loro, gli altri ragazzi, dicono. E allora Yuichi vuole vedere dov'è questa scuola dove Ayu studia, perché lei dice che ha sepolto in questa scuola una capsula del tempo con cui Yuichi le aveva promesso da piccolo di realizzare 3 desideri quando erano piccoli, appunto. Però, appena arrivano nel punto, non c'è niente. C'è una radura, non c'è alcuna scuola. Ayu è confusa, è impanicata, si guarda attorno, era sicura che lì ci fosse qualcosa, si mette a scavare disperata nella neve alla ricerca della capsula del tempo, ma non la trova. Questa scena è ancora oggi particolarmente straziante. È come guardare un paziente con l'Alzheimer che lotta contro ricordi in conflitto. Yuichi vorrebbe consolarla dicendole che la troveranno domani, ma lei dice che domani loro non si rivedranno e sparisce. Yuichi a questo punto ricorda nel sonno che quando era piccolo aveva promesso ad Ayu che quel luogo, quella radura dove loro giocavano da piccoli, sarebbe diventata la loro scuola. Fu lì che Ayu mise in un barattolo di vetro la capsula del tempo, appunto, una bambolina per l'ultimo dei 3 desideri per Yuichi. Ed è qui che arriva l'altra mazzet emotiva, perché sempre 7 anni fa, mannaggia quante cose sono successe 7 anni fa, mentre Yuichi era su una panchina a piangere, la cugina gli regalò un colinghietto di neve e gli confessò il suo amore. E Yuichi, un bambino, l'ha distrutto. E la cugina da allora, ferita, ha sempre sofferto il rigetto amoroso del cugino, specie così traumatico. Ma in quel momento lui non stava pensando ad altro che al fatto che non avrebbe reincontrato Ayu. Nayuki, quindi, la cugina, è depressa e lo scopriamo quando la madre finisce in ospedale. E ha lottato per tutti questi anni contro la depressione da sola. Quando il cugino è tornato, la sua fiamma romantica, mai spenta, aveva dato qualche speranza, ma lei vede ancora una volta, 7 anni dopo, che c'è Ayu nel suo cuore. Ed è qui che bisogna, signori, fare unisci i puntini. Ayu dice di avere la stessa età di Yuichi, e Yuichi ricorda una ragazza identica a lei 7 anni fa.
Però questa Ayu sembra molto più giovane di come dovrebbe essere 7 anni dopo. Ayu sembra confusa sui suoi ricordi. Dice semplicemente che le è sembrato di sognare continuamente. La vita è sueno, no? Pedro Calderon della barca. Ayu sembra confusa e dice di aver sempre aspettato, sognando continuamente, di aspettare Yuichi su quella panchina davanti alla stazione del treno, aspettando che lui ritornasse. Ma non per ore, non per giorni, per tutti e 7 gli anni, mentre le stagioni passavano. Yuichi le aveva promesso che sarebbe tornato presto, le aveva chiesto di aspettarla solo dopo i genitori dissero a Yuichi che non sarebbero tornati, che lui non gliel'ha potuta dire questa cosa qui. E quindi Ayu cadde e si fece male e morì. Quello era il suo spirito, dimenticato da tutti, se non da Yuichi. Dunque, io vi dissi che a tutte le ragazze hanno qualcosa che gli manca, ma quello a cui manca qualcosa di più di tutti è Yuichi. Non solo è lui a ripristinare la completezza spirituale delle ragazze, ma è anche lui che deve completare se stesso in questo modo, recuperare pezzi del suo doloroso passato, pezzi che ha preferito dimenticare. Kanon, come tutte le opere della Ki, non ha un vero e proprio cattivo. Se volete un cattivo, è il protagonista. Ma era un bambino all'epoca dei fatti e quasi sempre si è trattato di orribili fraintendimenti. La neve omnipresente, l'anime si svolge in inverno, è il simbolo del tempo che passa. E non mi riferisco al tempo fisico, ma alla durata, il tempo mentale bergsoniano. La neve si accumula, si stratifica, seppellendo gli scheletri e deformando le memorie. Yuichi ha fatto errori nel suo passato, ha sofferto e ha fatto soffrire e ha dimenticato per non affrontare questa realtà. La memoria è qualcosa che per sua natura noi siamo destinati a perdere. Il 90% delle cose che vediamo noi non le memorizziamo, e anche quelle che memorizziamo sono solo in memoria a breve termine, e soltanto l'1% passerà a lungo termine, e anche la memoria a lungo termine continuamente, come la neve, si accumula, si stratifica e le cose più vecchie tendono a venire dimenticate. Di solito le cose più emozionanti vengono ricordate, ma se sono troppo emotive, troppo negative, vengono sepolte più rapidamente di prima. Il processo di scoperta della propria memoria per affrontare il passato e riunire la propria mente in maniera sana è solo metà della filosofia di Kanon. L'altra metà ce la offre proprio il titolo. Come ho detto, il canone è una imitazione, ripetitiva ma sempre diversa. Quindi, anche se qualcosa si è perso, resta una melodia continua, qualcosa di inalterato. Voi, nel corso del tempo, perderete tutti i vostri atomi, sostituendoli con nuovi atomi, come la nave di Teseo. Eppure siete sempre voi, anche con atomi radicalmente diversi. Perché? Perché quegli atomi sono nella stessa posizione e combinazione che forma quell'insieme, unico e irripetibile, che siete voi. Al tempo stesso, la vostra mente è un insieme di connessioni sinaptiche, di una complessità molto superiore a quella di una galassia, e queste connessioni cambiano continuamente, si perdono e si riacquistano. Ma sebbene i ricordi possano anche svanire irreversibilmente, non cambia la struttura centrale, la personalità. Quei ricordi ti hanno reso quello che sei ora e hanno fatto da base per strutturare i ricordi più recenti e così via. La loro ombra ci sarà sempre. Ed è per questo motivo che anche quando dimentichiamo, noi non abbiamo perduto. Noi portiamo sempre con noi il nostro passato, ed è per questo motivo, come avevo già detto in Black Mirror e come avevo riconfermato nella filosofia dell'Alzheimer e nella filosofia di Cowboy Bebop, colui che perde la memoria non è morto. Yuichi in questo modo recupera lo zaino con le ali da angelo, simbolo già di spiritualità, ci ritorneremo con Air, e ritrova la capsula del tempo. Ayu, che ormai ha capito di essere morta, gli vorrebbe dire addio. Il suo ultimo desiderio è che lui la dimentichi, ma lui non può realizzare questo desiderio, perché non è quello che lei vuole davvero, non è quello che lui vuole davvero. Ora, Kanon è tratto da una visual novel. Nella novel si può scegliere una sola ragazza e sistemare il suo problema. In questa novel, qualsiasi sia il finale, sarà determinante il ruolo di Ayu, che ama così tanto il protagonista da usare il terzo desiderio per fare un miracolo per risolvere il problema di una qualsiasi sia la ragazza in questione. Il problema dei miracoli ci viene posto da Shiori nella serie, che ha una visione materialistica. Shiori dice si chiamano miracoli perché non succedono. Quello in cui Shiori sbaglia non è tanto nell'ideologia, bensì nell'ermeneutica. I miracoli non sono tali perché accadono per i credenti, ma non accadono per gli atei, bensì perché non dovrebbero accadere, eppure accadono. La definizione di miracolo è questa, qualcosa di impossibile
Eppure succede lo stesso, eppur si muove. Il miracolo in canon è legato all'amore e all'affetto. Può avvenire un miracolo solo quando qualcuno ama, in una maniera pura e indistinta. Nelle produzioni di Jun Maeda si percepisce particolarmente non un ateismo, bensì un dio che è distante, in stile orientale, nascosto, ma non assente, un al di là in cui Dio non si vede, è sempre un al di là. La morale è che a prescindere da Dio, noi siamo qui e dobbiamo prenderci cura gli uni degli altri. Così fece Makoto, che miracolosamente divenne umana, e così fa Ayu. Nella novel si può scegliere una sola ragazza da salvare, nell'anime si salvano quasi tutte. E nella lore ciò ha senso. Questi sono miracoli da realizzare. La madre di Nayuki in ospedale, la malattia di Shiori, così come Mai e Makoto. Ma Makoto e Mai hanno già i loro poteri. Hanno la capacità di, tramite l'amore e la compassione, di cambiare il loro destino. Mai può guarire ferite mortali, lo ha già fatto due volte, su se stessa e sulla madre. Quindi quello che vediamo nell'anime è il finale più logico. Mai si guarisce da sola. La madre di Nayuki, che non sapevamo se fosse in pericolo di vita o meno, si riprende. Shiori guarisce dalla malattia terminale e Makoto, purtroppo, ma è una gioia, Jun Maeda, e così il miracolo che resta lo usa per se stessa quando Yuichi le dice di amarla. Nell'OAV vediamo cosa è successo tempo dopo. Shiori è guarita e vive con la sorella. Mai e Sayuri stanno bene e il gattino che Makoto aveva adottato è tornato. Nayuki scoprirà che con quella caduta Ayu non era morta, era finita in coma e va a dirlo a Yuichi, superando la sua cotta. E dopo vedremo Ayu che principescamente si risveglierà dal coma, ritrovandosi sulla panchina in cui aspettava Yuichi come spirito, ringraziandolo per averla ricordata. Ha mantenuto la promessa e ha esaudito il desiderio. E dunque la morale di Canon è che non può piovere, anzi non può nevicare per sempre. Prima o poi ritorna la primavera, la resurrezione, che scioglie la neve, fa ricordare, fa venire a galla i ricordi, direttamente o indirettamente come abbiamo spiegato, ed è necessario affrontare questi ricordi con comprensione ed empatia, senza tormentarsi per gli errori di un passato lontano e inconsapevolmente, ma senza neanche evitarli. Vi lascio il DVD di Canon su Amazon in descrizione. Se i miei video ti piacciono, dai un'occhiata al mio Tipeee, dove potrai donare per supportare il canale e ricevere in cambio di premi. In descrizione trovate anche i miei libri, il mio fumetto e le magliette. Se questo video ti è piaciuto, ti metti a mettere mi piace, iscriviti al canale, ringrazio i miei patrons e ci vediamo al prossimo video. E nel prossimo episodio parleremo di Air.